Romagna. Maurizio Belpietro, sei d'accordo? E se un ministro dell'interno come Luciano Lamorgese, che è un prefetto poi, che è finita come tecnico a fare ministro dell'interno, lancia questo allarme, l'allarme odio, bisognerebbe ascoltarla un po' di più e invece che replicare con slogan come fa Salvini? Ma io penso che l'odio ci sia sempre stato e non ci sia un'emergenza particolare. C'era prima, ma qualcuno non lo vedeva, ma solo perché era rivolto verso un'altra parte, c'è adesso. Ma non mi sembra la questione più grave davvero da affrontare, ma non è una questione di slogan, è una questione di parlare con le persone, sentire cosa pensano le persone, cosa pensano gli italiani. Non si tratta di fare degli slogan. Ora, che ci sia una quota di persone che si esprime in maniera volgare, fascista, razzista, comunista, chiamatelo come volete, sì, basta andare su, guardare i social network e ci si rende conto che c'è questa realtà, ma c'era anche prima, non è arrivata adesso, non è arrivata né con i sovranisti né è un predominio di qualcun altro. Ci sono persone che sono insultatori di professione, violenti verbalmente di professione e qualche volta purtroppo non soltanto verbalmente.